Adesso proviamo, ragazzi, visto che ci è piaciuto il pixel art e il 2D, Goblin Stone, un gioco che non so se forse non è ancora uscito. Questo me l'hanno dato in anteprima i dev. Questi dev me l'hanno presentato come, aspettate, che al tabbo. Darkest Dungeon meets Bastion. Me l'hanno presentato così. And so the story begins. Dungeons. A most familiar setting for the earnest adventurer. Dark and musty halls, teeming with foul creatures, forgotten treasures, and copious amounts of experience. Perché è il modo più veloce per incuriosirti, Samer. This particular cavernous hallway is an artifact of profound significance. A gemstone like no other. In pursuit of this artifact, three stoic adventurers delve into the darkness. Già mi piace. To plumb its depths, unwitting to what lies in wait. Poi vedete quanti stereotipi, ragazzi? Il rogue magrolino e basso. Il warrior ciccione è basso, il mago alto e magro. E le donne ai fornelli, alla taverna. Gli stereotipi si sprecano qua. Come si climba? Ok. The common goblin, widely regarded as a hideous and feeble minion. Eager to avouch the creature of its experience points, they assault it. Ok. Problemi c'ha il naso il goblin. Ok, quando la timeline arriva al centro, bla bla bla, è il suo turno. Puffin con i 7 mesi, love love, welcome back. Allora, abbiamo due attacchi. Che se ci muove indietro di 3? Costa 3 cosa? E soprattutto perché non posso usarla? Forse solo perché è il tutorial. Ok. Scatush. A loot bag. An honest reward for dispatching the squalid creature. Ok, il commento del tipo effettivamente mi ha ricordato quello di Darkest Dungeon. Meager spoils. The weary traveler. Substantial. What the hell? Quando non arriverà di Darkest Dungeon. Ma in caso di oggi giocheremo l'uno perché il due fa cagare. Their companion lies crushed beneath the rubble. Un giorno mi piacerebbe finire una run all'uno con tutti i DLC attivi, eh? Perché l'ho finito normalmente, ma mai con i DLC. You can use the now that there's morphoso. Ah, ok.
Ah, perché quelli dietro. Ah, perché stunna. More damage when attacked. Ok. Ok, quindi lui prende più danno, mo. Quando hai giocato di 2 hai detto il contrario, che il 2 era più bello. Il 2 era molto più facile, dai. Quanto ci abbiamo messo a finirlo, raga? 2 sere? No, non l'ho zappato. 2 sere, cazzo, mi sembra tanto. Cioè, in 2 sere, primo Darkest Dungeon, finisci il primo dungeon, forse. No, quello è vero, esatto. Come dice Sam, un boss ci ha stuccato. Però poi una volta che avevamo trovato la compa, abbiamo tirato dritto, eh. Minchia. Non si sia una buona durata, sì, ma perché l'abbiamo rerunnato, eccetera, eccetera. Però comunque. Non è stato così hard come l'uno. Dai, l'uno, raga, ci si continuava a whippare, eh. Serve più content, esatto, devono aggiungere più roba in quel gioco lì. Prendete la stipo, co, regà, è uscito. Comunque la gente si è lamentata che il content endgame era poco. Hanno detto che con la 1.1 già aggiungono dei boss e roba nuova. E che comunque il loro focus principale sarà aggiungere challenge al gameplay del gioco. Quickly, they interrupt and lay claim to the treasure. Forse ce l'avevamo pronto già da un po'. Può essere, però in ogni caso. Cioè, guarda Diablo, per esempio, dopo. Non dico un anno, quanto tempo fa è uscito Diablo? No, semele è poco il content, purtroppo. Ah, purtroppo il fatto che quando muori non perdi XP, eccetera. Cioè fare il 100 è una passeggiata. Che poi vabbè, non hai nessun vantaggio, perché dal 90 al 100 ti cambia veramente poco. Però comunque non è nemmeno quella cosa di dire come su Po e cazzo devo riuscire ad arrivare al 100. I goblins soon realize they have no chance at survival. In desperation, they hurl their loot at the assailants. Fighi i disegni. Without tally, the goblins withdraw into the sanctuary of darkness. How strange. These creatures were fully expected to die. Perhaps their journey will be worth following. Rerun di Darkest Dungeon 1, ma two difficoltà massima full DLC. E con una regola aggiuntiva. Nel tuo accampamento puoi avere solo un tipo di personaggio alla volta. Esempio, non puoi avere due suore. Figa, se Kai è quello che va dalle buttane d'Alto Borgo, si accosta con la macchina e tira fuori il borsellino delle monetine, gli fa sentire il suono di 3 euro che sbattono uno contro l'altro e dice what about this? Va bene, se Kai, c'è da aggiungere un po' di zeri però per tutto quello che hai detto, ma va bene, la prendo in considerazione. A spider
the occasional snack for a hungry goblin. Grazie, at Sekai. Side, however, the roles are reversed. Un po' al massimo uno. Beh, per una run così è una run molto copium, eh. Hope emerges. Cioè, per chi conosce Darkest Dungeon, è una run bella challenge. Ma quindi usi sia i goblin che i PG normali? Finally, a path out of this abyss. Sono per morire, raga. Arriva un ragno e muoiono. Familiar feeling beckons to them. Il mio tesoro. A glint beneath the rubble. Ambush. Come si chiamava il Darkest Dungeon ma dove usavi i nemici? Oddio! Che figo che era, non mi ricordo. Ciao Silvia. Oddio, che bello era Little Miss Fortune, regà. No, dai, il narratore è proprio scopiazzato paro paro da quello di Darkest Dungeon. Piacciono molto i disegni anche di questo, eh. They survive the ambush. No, non ho lottato. No! Iratus. Però non era uscito benissimo quel gioco. Dovremmo riprenderlo perché magari l'hanno aggiornato. As curiosity surpasses reason. They unearth the strange object. It indeed appears to be the artifact the adventurers so fervently coveted. As the stone awakens from its slumber, it radiates a light both beautiful and blinding. Strange spirits emanate from the stone. They swirl and undulate in jubilation. As the awestruck goblins peer into the brightness, the spirits speak out. They bid the goblins to seek a sacred place deep within the woods and there rest the stone. Faced with such a spectacle, the goblins muster what they can to break their stupor. They pocket the stone and head for the surface. Minchia Sibo, ma io in allora, io ho giocato lunedì, io ho staccato lo stream sabato, finito lo stream sono morto, sono stato 30 ore a letto, sono riuscito a riprendermi lunedì pomeriggio, diciamo. Ieri pomeriggio e ieri sera ho giocato perché giustamente stavo male, ma riuscivo a stare al PC. Ho fatto tipo dal 92 al 100, sono arrivato a poco meno di 600 corruption. In tutto questo sarò morto 20 volte, ma perché giocavo guardando le serie TV. E ho un'equipe mediocre.
non è brutto, mi sta piacendo la Sipok, però gli manca qualcosa per il momento, cioè gli manca il ciccio. Ma scusami, ma quindi noi siamo i goblin? Cioè era un bait usare i tre cosi. E giochi con le build broken. Scommetto che posso farlo con qualsiasi altra build. Il spartimento del combat speed is increased by 5%. Questa. Ciao Green. Cosa mi suggerisce che usi Goblin? Quello è vero, Bleeding. Però perché mi ha baitato all'inizio con quel mago? Senti che sound. Molto Monkey Island. Ok, da qui praticamente è la città, va bene. Ciao Mavri. Ok, non c'è uno shop, non c'è, va bene, begin. Bella Frank con i 26, welcome back. A bittersweet reunion as they discover their camp had been further ravaged by adventurers. Goblin lies barely breathing. Ma questi quando fanno all'amore fanno solo la 69, regà, per forza. Cioè, funzionano così questi goblin. Now lost, they wallow in despair. A queer sensation interrupts the morose scene as the stone artifact acts on its own accord. Cioè, i loro nasi sono troppo sospetti. Non ho mai visto dei goblin con dei nasi del genere, raga. Cioè, scusatemi, il goblin di solito non ha il naso a punta. Che cazzo, non ho mai visto, no, il goblin con naso così. Non sono sicuro di voler sapere le abitudini sessuali dei goblin. Ma scusatemi, i goblin hanno sempre avuto il naso a punta. Tipo... Dobby, quello di Harry Potter, non è mica un goblin. Sono un po' la Puffy, ma neanche i Puffy hanno il naso così. No, il loot! Ah. Ah, è un elfo? Un elfo domestico, scusami che adesso arrivano tutti. Your rider can use this weapon. Right click to equip. Equip. Ma che figata! Bello! Bello, regà! Come so, comunque, inizio già a sentire un po' di stanchezza ora, purtroppo mi brucia lo stomaco da ieri perché giustamente mi sono calato medicinali vari facendo mischioni eccetera all'insegna di l'importante guarire in fretta. Raffreddato, no, ma sto benissimo adesso, Mavri. Tu dovevi vedere. Raga, sono stato veramente 30 ore a letto io. Non mi ero mai... Nemmeno col COVID. Io quando ho staccato lo stream sabato, mi sono alzato dal letto 30 ore dopo. Cioè, mi sono alzato per andare in bagno, ho provato a deambulare un paio di volte. Ma non riuscivo a stare sveglio per più di 5 minuti. Avevo dolori dappertutto, tosse, raffreddore, mal di testa, febbre me la sentivo, continuavo a dire a mia moglie che stavo male, che avevo la febbre, ma me la provavo e non ce l'avevo. Non ho mai avuto la febbre.
però ti giuro, stavo male, male, male. Poche volte nella mia vita sono stato così male. Poi ieri, molto meglio. Mi sono svegliato che stavo malissimo perché ero spaccato. Cioè, nel senso, avevo fisicamente tutti i dolori del mondo, perché giustamente stai 30 ore a letto, cazzo, ti spacchi. E però già stavo molto meglio. Oggi, se mi chiedete come stai, vi dico benissimo. Poi ovvio, tossisco, eccetera eccetera, se parlo e tutto quanto, però among the treasure, alone I am key. Forse è un termometro di merda, no? Ma in giro, però, ripeto, è in giro. Sento che tutti quelli che la stanno prendendo 3-4 giorni e poi guariscono. Effettivamente oggi è il terzo giorno, sto meglio, probabilmente domani sarò ancora meglio. Per venerdì sarò una bomba. Non è che era Covid, ancora dici? Boh, sperando di no. Ciao, besti cazzi in caso. Pure io settimana scorsa che sono stato 3 giorni e non trovo... ma ripeto, io già con la mia schiena ci litigo, 30 ore a letto sono state importanti. The Iron Key unlocks the gateway. Venerdì maratona ai 24 ore. Guarda cazzo, c'è sabato sera che i genitori della squadra di Marta vogliono andare fuori a mangiare, però mi sa che mi tocca dargli il bidone, perché già ho saltato 2 giorni di string questa settimana. Allora, targets first or second foe, quindi attacco in prima e in seconda. Preso la final set, ok. Beh, allora no, andiamo di attacco base. Anche perché ne impezzi due. No, figa, spero per sabato di stare bene. Potevi fare una bella Madonna, ti facevo il record 30 ore senza alzarmi, oca, eh. Che swag è questo qui che rolla prima di attaccare? Oh, mi piace questa cosa che non ci sono le posizioni, ma che vanno sempre tutti in prima linea. A goblin's world is full of peril, and there are many who hunt them. Mi piace anche questa cosa che puoi giocare sia col mouse che con la tastiera. Vero Mavri, lupi vanno sempre picchiati. Lupi e topi vanno sempre picchiati nei giochi, è incredibile. E il primo boss è sempre un fottuto orso, vedremo. At last they find a pathway out and venture into the open world. Senti che sound. Chat, mi dite che altri giochi hanno fatto i dev di sto gioco? Non ci credo che il primo gioco è fatto troppo bene. Però non abbiamo fatto né Find the Ancient Ruin né Rest of the Stone. Ok. Mi hai giocato Banner Saga? No, perché era tutto dialoghi. Però presente, era questa la bomba? No.
L'audio regalo adoro, credo che sia la cosa che più mi piace del gioco. Cazzata, cazzata, guarda, ti disegni i colori, le sfumature. Oh, questi sono tutti, credo, disegni fatti a mano, eh? Hanno fatto solo questo? Potrei sbagliarmi, ma credo che quando è così sono fatti a mano i disegni, eh? The scent of danger lingers heavy. Ahead, an adventurer rests. Quietly they sneak. Oh, cazzo, sneakiamo? Sneaky, sneaky. Oh, shit. Caught off guard. Braces for battle. Fottuto. Minchia, gli ho fatto bleeding, easy. Oh, indovinate chi è che sta droppando tutti gli item OP sulla Steepock, regà? Una persona a caso, eh. To be felled by the goblins he hunts. How shameful. His quarry watches you from behind iron bars. Ah, minchia. Ah, vedi che puoi vedere le... Ma possiamo anche cambiare il nome, eh? Cazzo, sì. Abbiamo appena salvato Alvi. Questo qui è Ramingo. Paco Gob. Don. Dai, facciamo bleeding l'ultimo. Ma che team, raga, madonna. Joins their company. This fellow is clad in armor. Il leader deve essere Sam e il prossimo sarà il leader. Ah, ok, dobbiamo scegliere una strada. Ragazzi, una strada è una... è una miniera, l'altra è un tesoro. Ah no, Treasure Harvest. Treasure. Ecco, ora si inizia a prenderli da tutti. Solo perché ho messo bleeding il team? Pensi che adesso saremo un gruppo di persone che lo prende da tutti? È quello che pensi di bleeding, Maverick? Guarda che quel ragazzo ha dei sani principi, ok? Ah no, c'è anche Ramingo? Beh, effettivamente allora. Sì, ma io sono l'uomo più felice del mondo dopo aver ammazzato quel polpo di merda dopo 2 giorni di try. Ma l'hai ammazzato nella campagna? Quello è uno dei boss dei monoliti che più odio, perché c'è la hitbox completamente broken dello spruzzo con l'acqua e dei laser che fa. E tipo adesso a Corruption 500 mi one shotta se mi hitta. Ah, quello della campagna. No, vabbè, in campagna... Anche Step ha avuto problemi, però. Però vabbè, Step è un senza mani. Io per fare una campagna ho dovuto fare uno hit. Il problema è che era il portale che non reggeva. Allora,
E gli FPS, raga, ogni tanto dovete riavviare il gioco. Quello secondo me è un bug del gioco. Ogni tanto dovete riavviarlo perché sennò va malissimo. Ah, ok, vabbè, lì è sfigarato. Però sì, il laser credo che sia fatto apposta che one shotta. Ma sta dabbando o sta piangendo indicando? At his feet, a freshly dug grave adorned with a bone club buried in the barrow. The goblins timorously disturb the orc in his mourning. Uneasily, they speak to him, ask about a nearby ruin in these woods. Barely noticing their presence, the orc wipes away a tear with one hand. Però comunque la Steepoke, ragazzi, mi ha dato la conferma finale che la prossima season di Poi va giocata in solo self-found. Per ricordarmi cosa vuol dire soffrire veramente, perché qui solo self-found è facilissimo. Su Poi. Ormai la mia donna si addormenta con te nel letto. Ink. Però io non mi sono mai reso conto di questa cosa, Alan. Nel senso... Perché adesso è monodirezionale? Dovrei rendermene anch'io conto. Pick or fake, si dice in questo caso. Va bene, sono contento di farle da Nina Nanna. Spero che non faccia gli incubi per colpa mia. Madonna, regà! In quelle fottute 30 ore di sonno. Voi non sapete, non potete capire. Ho fatto 30 ore dove ho continuato a fare sogni uno dietro l'altro. E c'è stata una volta che io ho detto quasi piangendo a mia moglie: non voglio più dormire perché altrimenti continuo a sognare. Praticamente continuavo a fare dei sogni senza senso e stavo impazzendo. Ce n'era uno. Allora, ce n'era uno che era quello del puntino, che era quello che più mi andava fuori di testa. Che praticamente eravamo... Non mi ricordo, che non riuscivo più a controllare il mio corpo ed ero un puntino e non lo so, facevo tutte cose giuste. E praticamente c'era questa cosa che mi diceva: vai tranquillo, non ti farò mai sbagliare. Però non ero io a decidere quello che facevo e mi faceva sempre rischiare. Non mi chiedete cosa, non mi ricordo. E poi un altro che era stato devastante, che appena mi addormentavo sentivo la voce di quest'uomo che mi parlava in francese, regà, e gli dicevo: guarda che non capisco cosa dice. E continuava a farmi il discorso in francese e quando lo finiva ricominciava. Se mi svegliavo e mi riaddormentavo, ricominciava. Madonna, regà, è stato devastante. È stato vi giuro che mi sono svegliato, eccetera, ho detto che mia moglie, nel mezzo del delirio che ero, le ho detto quasi piangendo: basta, non voglio più dormire perché altrimenti sogno. Ma non avevo ancora preso tanti farmaci il primo giorno perché semplicemente dormivo. C'era un tunnel con la luce in fondo, l'ha detto anche lei. Mi fa: ma non è che hai visto la luce? In caso dimmelo che ti faccio mettere due firme. They rest and reflect upon the day's events. Un viaggio all'interno della psiche di Sam, sì. Devo capire cosa serve sta roba. Ma non avevo la febbre alta io, quello è il problema. Oppure veramente il mio termometro non va. Vai, Don! Il cazzottone! Prenditi questo in nome di Bitcoin. No, che main hatter. Ma non hanno salvato. Non ha salvato. Ah. No. Ma perché, ragazzi, questa cosa? Cioè, lui lo vediamo che è Paco Gob qui. Però da qui. Madonna, che danni ha fatto Paco, regà? Ha fatto 16 di danno. Andiamo, Ramingo. 7, però. Alvi c'ha uno sgabello in mano. Perché Alvi ha uno sgabello in mano?
Shoryu 5. Vabbè. Vai, Bleeding. Fia 2. Just beyond an old forgotten watchtower, held fast by a great forest tree. Vedi in cicciola le kill, sì. Madonna, ma che belli i disegni, guardate anche gli umani come sono fatti bene, sembrano quelli di... Come si chiama? Humans have taken domain. The road ahead will not be easy. Non viene il nome. Ok, ma bleed within your armor. Ok, dobbiamo farli sanguinare. Questo lo suoniamo. Mamma mia, double stack di bleeding. Ah, non puoi chain stunnare. Va bene. Ma perché? Ah, perché il... Come è possibile? Il bleeding rompe lo stun, che cagata è? Merda. Devo... perché così andiamo a mettere bleeding al primo, ma noi dobbiamo andare a picchiare dietro, non possiamo cambiare target. Shit. Scatusce, che male. Ok, bravi che hanno swappato ancora. Nice, che abbiamo suonato il primo, che lui muore di bleeding. Però non è vero, gli facciamo dare un cazzotto. Ma è il rumore del bleeding, bellissimo. Bella destra con i 66 e Blades con i 70. Mi sa che mi tiro bevuto. Che cazzo, la smetti di resistere ai miei stun. Arato. Easy clap. Medium Adventure Star can be sold for gold. Ah, ok. Ok, questo sono io, chat. Vediamo se la capite.
captive is garbed in peculiar vestments. It appears quite grateful and joins the group. Non è un mago. Madonna, ma che bello! Ma quanto costa sto gioco, regà? Quietly, the goblins approach the ruins, peering from behind a bush. They watch nervously as a pair of human adventurers awkwardly stumble out of the ruins. Deeming it too dangerous to proceed, they search for a more discreet way to enter the ancient ruin. No, devo capire se posso... Ok. Ancora devo uscire? Quindi so, ho rotto l'embargo e mi banneranno. Vabbè. It is what it is. Under the tree through a dark and uncomfortably narrow tunnel. They miserably crawl through the crannies until they reach the tunnel's end. Così a occhio direi che quanto lo pagheresti un gioco del genere, raga, curiosità. At the sight of the unexpected trespassers. As the chaos ebbs, a surly innkeeper and his flunkies are all that remain. He turns to the goblins with a baleful glare, intent on exacting retribution. Ehi, tutti i 20-30 euro, anche secondo me sui 30 euro li vale tutti. Io ci sto rimettendo. Allora, poi meglio se effettivamente che in advance contro this by the first in sound or slow. However, be cautious as for slow we build resistance. Ok, torrent, che coglioni. Allora, dia l'80% magic damage with 50% too slow. Yeah, an ally over 5 di vita, credo. Also remove bleeding and poison, ok. Quindi posso dare haste a qualcuno, posso curare, o posso picchiare, va bene. More cooks! Allora, inizialmente vi racconto una storia, e invece che essere un innkeeper era una hostess, e invece di more cooks sapete... Utilizzando Bash possiamo stunnare... Ok... Allora, io se conosco questi giochi, lui continuerà a chiamare gli ad all'infinito. Quindi noi faremo DPS su di lui. Noi faremo CC sugli altri. Porca troia. Ma scusami, ma gli cambiano le spell? Eh? Non era lei l'haste prima? Dai, ma basta tirarmi le bottiglie, pezzo di merda.
Ah, l'ultima abilità cambia, regà. Nice. Forse sì, anche secondo me. Ah, vedi che infatti ho ripesca, sì. Ho un pool di carte, figo. Sì, non avevo capito quella cosa. Ok, Albi ha intercettato finalmente, non faceva un cazzo sta stronza. Ok, ristunnato il Mother Tracker. Ah, quello che picchia più di tutti è Paco, credo, quindi facciamo lista, Paco. Sto coglione, ha missato. Paco di merda. Il Son of Slow. Ma chi era questo, regà? Minchia, Bleeding, avete visto cosa ha fatto? Ha fatto stararabumpite. Ma fortissimo. Vedi che arrivano all'infinito, sì. Cazzo. Ah, pacoccio di merda. E 10 di danno. Infatti nel cuore tu 10 di danno. Ma perché? Ok. Bella Tosco con gli 83 e la Legendary Tier 3 subscription. Thank you Johnny, much appreciated. Bello vederti. Ti faccio crepare tutto il team. Ci sei quasi, Johnny, vai tranquillo. Remove armor and gain il 3x3 amount. È a 1 di armor. Figa, ma fa 1 di danno, Albi. Siete veramente dei cessi, raga. Oh, ammazzate Ramingo, cazzo. Ma fortuna che ci sono io che vi curo. Guarda che macumba che gli ho fatto a Paco. Ok, stiamo staccando Bleeding, raga. Oh, fuck. Niente, Albi. Ah no, 3 HP, not dead. Nice. Ah, mi sa che 3 sono al massimo le stack di Bleeding che puoi mettere. Buono. 9 goloso. More cocks!
Ok, abbiamo un'altra cura, curiamo Alvi. Ma perché a Paco gli ho fatto lì l'overtime e ad Alvi gli ho fatto un fulmine dal cielo che l'ha stunnata? What? Nice. Tutto perfetto, raga. È solo che non ho modo di arrivare. Ok, refresciamo il bleeding iniziale. E qui conviene uccidere. Dai. Perché almeno non guarisce mai completamente, effettivamente. Ah, ma c'è Steppino Pisolino. Ciao Steppino, come stai? Vengono giù i drop? What? Mi ha dato una manganellata negli occhi. Mamma, chi è che l'ha ucciso? Don, dandogli un cazzotto da uno. Ma glorioso. Mio male e povero di loot. Tititin. È vero, cazzo, dovevamo chiamare il nome in Bon Katie. Guardalo. Ma quello era Ramingo. Immagina venire schiaffeggiato da Ramingo, cazzo. Che vita di merda. Baby. Abbiamo trovato l'Omega Weapon, regà. Come faccio a sapere? Ok, qui dice che arma hanno. Va bene. Don con le 25 sub gifterine. What the hell? Thank you, Don. Vedete, è bastato fargli dare un pugno a un cuoco per far sì che supportaste il canale. Figuratevi se gli davo un armor, cazzo, un'arma. Ora lo facciamo morire e vedrete cosa succede. Bella Oni con i 46, welcome back. No, riconnessione alla chat, ti diamo il benvenuto alla chatroom. Ciao chatroom! Each goblin begins with the enchanted soul. Will depend on the soul of his secret. Ok. Each goblin lair begins with the enchanted soul. The secret. Cosa vuol dire quelle cose delle anime? Calling what the stone has told them, they come to the realization that beneath all the filth lies what they seek. Sei ancora bello impestato. Minchia se sono impestato, raga. Suddenly, as if disturbed from a great slumber, violent waves erupt, filling the cavern with relentless energy. Mounds of human waste are swept aside. Non, però ripeto, sto molto bene rispetto a ieri. E molto 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 giga benissimo rispetto all'altro ieri. Picciuri duri da ba da ba da picciuri duri duri du 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 du.
No, non mi dire che abbiamo anche la base, regà. No, non credo. Ho misunderstood. Però The Goblin Lair could be. Sì, ma è fighissimo. No, raga. Oh, baby. Con la pietra dei goblin a posto. Ok, inizia buildando una war room. Oh cazzo, raga. Cioè, quindi, però non capisco perché mi ha detto Mitz Mitz Bastion. Cioè, nel senso, perché mi ha detto Darkest Dungeon Mitz Bastion? Ma la voce narrante non ricorda Bastion, ricorda Darkest Dungeon. Ok. Assemble here. Many expeditions are waiting. Che cazzo è sto dado di me? Ah, l'avete tirato voi? Vaffanculo, drogati. Ma non capisco come unclaimed items. A larder is needed. Ok, store materials. Ample room for the magnificent spoils that await. Ok. E questa armory e a campground dobbiamo fare. Però non riesco a capire dove io posso buildare, scusami. Se non mi dai il tastino per buildare. Facciamolo qua. Armory. Dovrebbe farmi buildare lì sotto. Both mundane and magical will find their way here. Che qui poi ci sarà un modo per craftarle le armi, direi. Però noi dovremmo buildare ancora un altro coso. Oh, qui c'è l'upgrade. Sopra dove? No, qui surface credo che mi faccia uscire. Ah no. Ah, ok, perché effettivamente sì, dobbiamo fare il campground per attrarre i visitatori, ok. Ok, possiamo reclutare anche i passaggi, cioè praticamente possiamo rapire i goblin ora e schiavizzarli e poi mangiarli, volevo dire portarli all'avventura con noi. Ah, qui possiamo fare il nostro party. E va bene, facciamo il party di prima. Forse a questo punto meglio loro inizialmente che stunnano e poi non servono più a un cazzo. Così passano i turni e magari poi ristunnano.
Ok, map. Select region. Imbarca nel momento che dovete fare un layer. Your first adventure within the Merry Foothills. Andiamo alle Merry Foothills. Però aspetta, mi sa che non ho. Cioè, noi abbiamo fatto questa roba qui, ma non abbiamo. Prospects loiter about. Ok, tratti. Oddio, possiamo far fare all'amore ai goblin per prendere i tratti migliori e tramandarli di scusa un secondo. I goblin piatti. No, sono terzi. No, non possiamo fare i goblin piatti. No, capito che sarebbero. No, mi chiedevano. No, dicevo, praticamente potremmo con creare la razza perfetta. Potremmo creare la razza perfetta mixando i tratti genetici dei. Che coglioni, bella Dark con i 56, Pala con la Legendary 2 anni, Alex con i 45, thank you so much. La razza perfetta di goblin, no? Cretini. Ah, vedi, posso scegliere. Però quali sono i tratti? Questi qui è religioso. Ok, lui è religioso e poi? Però dice due. Ah, ne ha solo uno, ok. Lo prendiamo religioso, chat, ma sì, dai. È un bravo guaglione. Bella Snake con i 77, welcome beccherino. Dai, ce la fai. Merry Foothills, va bene. Careful now. These places are unknown. Oh, però guardate tutti. Tutte le zone dove andiamo come sono diverse l'una dall'altra. Ah, cazzo. Poi torniamo a prenderti, Ramingo, ok? Rimani lì ad aspettarci, ok? Vai tranquillo, Ramingo. Cioè, torna in base, Ramingo. Ma sì, sì, Ramingo, guarda, siamo appena partiti. Tu vai in fondo a sinistra, superi il ponte, scendi giù e ci siamo. Vai tranquillo, Ramingo, ti aspettiamo in cucina dopo. E questo nuovo diventerà Steppo. Brava Treccine che hai scelto chi fosse. Ah sì, ritorna a Lair. Ah, non l'abbiamo abbandonato per sempre quel volevo dire quell'eroe di Ramingo.
Proviamo ad andare a vedere cos'è lo Smithy. Bido. Bido. Ah, upgradiamo il prosciutto. Ci costa qualcosa? Zero? Forged on you. Io quanti gold ho? Zero. Quindi upare da 0 a 1. Ah no, il primo upgrade era gratis. Figa, come lo spacciatore, raga. Ci ha fatto provare la droga e adesso sta tentando di... Ma non mi avrà, cazzo, non mi avrà mai. Dobbiamo vendere la base, chat. Ci sono dei soldi per lo Smithy. Ah, non possiamo tornare indietro. Volevo fottere il gioco per andare sotto. Oh merda, un ragno culo. Vendiamo Ramingo. Effettivamente potremmo dare Ramingo in cambio degli upgrade. Alvi che non stunna mai, madonna mia, è inutile, oh. Chi era questo? Prosciuttone Paco. Bravo Paco Ciò, così si fa. Nicely done. Nicely done. Ah no, questo era Paco. Ah, prosciuttone Bleeding. Bravo Bleeding. Each victory, they advance their cause. Che team, raga. Vabbè, nella sua inutilità Alvi è comunque più utile di Ramingo, raga. Non scherziamo, dai. Stupendi. Sharpen their blades. They will soon need them. Ah, chance to fail 1%. Ah, ogni volta che tu incontri il fabbro hai un upgrade gratis e gli altri li paghi. Ok. Abbiamo prosciutto 2, raga. Prosciutto ma one shot, tipo. Cioè ti do una prosciutta. Baby. Ma lo vogliamo un altro mage? Però questo c'ha l'Enchanted Skull. Bravo Don, vai a riposare che sei molto stanco. Hai fatto il tuo dovere, sei stato un bravo ragazzo. Tempo di riposare un po'. Ma è tranquillo Don, Bitcoin will fix this. Anche se effettivamente però questi qui con... Beh no, però si critta. Vai Bleeding, è il momento di one shottare, non rompere i coglioni. Scatush. Ma come 12? Niente, gli hanno fatto lo schizzo da lontano a Bleeding, ha sofferto tantissimo. Vabbè, mica due falliti Bleeding e Paco.
due fallitazzi. Dai Sam, uccidimi. Primo e secondo. Ratto il tiro al 100% non è... credo che dovrei tipo buffarmi l'armor per far funzionare quel robo lì. Oh, finalmente uno stun che entra. Perché sti cazzo di ragni che sputazzano. Down with you. Ok. Prima si va al make. Prima di andare dove? Ah, devi andare a lavorare? Sei già al lavoro e vai al Mac, scusami. A galvanizing victory. Cioè, come funziona? Nothing must be wasted. Che lavoro fa, Don? Butta la spazzatura da Mecca. L'omino della trash, cazzo. Solo che lo pagano in bitcoin. A new day dawns. Questa è la stairwell to reach the lower depths, followed by an empty chamber to further expand your lair, ok. Note, schizzo. Don KT has returned, but the lair is full. You'll find them waiting on the campground. Return Don KT before they wander away. No, Don, un secondo! Mannaggina, Don! Adesso ti faccio... Don, no, dai, non ti arrabbiare. Don, rimani qui. Don, non ci lasciare. Però non voglio farla verticale. Perché verticale? Cos'è sta roba? Ah, ok. One range long click or right click in a room and select move to place it somewhere else. Ok. Convert peons into guards, diciamo, non è il to be respective guilds for each class. Disvilloso addition combat abilities. Ah, perché giustamente è vero, almeno i peoni li possiamo trasformare. Allora, increase roster size sicuramente. Ah, adesso non le builda più instant, dobbiamo aspettare. E Shail con i 68, meno 1 al niepe. Thank you, Shail. Ma dite che dobbiamo aspettare oppure vuol dire che fino alla prossima mission non si completa? Perché effettivamente non c'è un timer. Ah no, un giorno, ok. Allora, abbiamo i quarters. House of the Tired Goblins.
Breed More Goblins. House Retired Goblins. Ma ce l'abbiamo già i quarters? Non credo, vero? No, però aspetterei a farlo, raga. Construct the Barracks lo sto già facendo. Guards Guild, Rider Shaman. Ok, però non abbiamo i mats. E credo che dobbiamo andare avanti, allora. Nella War Room abbiamo già il party. Map. Metti a fare cosa? Un secondo, Metti a fare che? Devo rimanere con il pane, non mi comprendo l'opzione. Normale sta cosa, riprova tra mezz'oretta e funziona. Ah, che ci mettete? E no, non posso mettere a fare perché purtroppo non ho i materiali. Non voglio sprecarli per quella stanza che al momento non mi serve, capito cosa intendi? Ok, possiamo andare nelle Whistling Heat. Let's go. Ok, qua ci sono le guardie. Che problema c'è, ragazzi? Spacchiamo le guardie. Vero, Ramingo? Tu rimani a casa. Bravo, Ramingo. Come two goblins are unarmed? Che cazzo? Perché non hanno le armi quei due coglionazzi? Porca di quella puttana. Steppo! Ma sei un imbecille, ma non abbiamo armi? Lo faccio vedere il mio inventario. Ma non abbiamo nemmeno un'arma? No, all'armeria posso uppare, non posso craftare, credo che serva tipo il blacksmith. Credo che dobbiamo mettergli la Magic Rock in mano. Mettiamogli in mano la Magic Rock. Proprio inutile, Steppo, porca puttana. Adesso non lo dice più nemmeno che si è disequippato. Probabilmente se l'era solo dimenticata. These strange, sinuous roads remain uncharted. Shrines and Ranger Stages, Goblins of Ages Pass. Va bene. Scatush, choose one. Add 4 power to 3 random equipped weapons. Each one is 100% to gain slow at battle start. Cazzo. Però each foe vuol dire che tutti i nemici, regà. Beh, per tre... Sì, regà, dovrebbe essere fortissima.
Certo, datemi un secondo che vado a pigliarmi un attimo un qualcosa per lo stomaco che mi brucia troppissimo. Arrivo, be right back, subito. Vi lascio con lui. Egolo, notte Nemo. Allora, battle, regà. Treasure battle, chat. No, via. Carton. Chat spam 1 per battle, chat spam 2 per treasure. Scegliete voi, vi do questa parvenza di contare qualcosa. Mm-hmm.
Vedo un 50%, ragazzi. 50% scelgo io, non vedo una maggioranza netta. Cos'è che avevo detto? Uno treasure, due battle. Non ricordo più. Uno battle, due treasure. Caspita, mi sto confondendo, raga. Uno battle avevo detto, quindi sta vincendo veramente sta vincendo treasure, eh? Siete veramente dei vigliacchi. Ormai c'è una leggenda di alcuni goblin dove uno in particolare Raymond conquistò alcuni territori andando via una leggenda. Se volete farmi di più cercate goblin R34 per la sua... What? Va bene, allora andiamo per il tesoro, però ragazzi siete dei vigliacchi. Io non accetto che la mia community sfugga il DPS per cercare del free loot, avete capito? Guardate che roba, cosa abbiamo trovato? Orbo Fanti, Damage vs Beast. Ready for the taking. Ci adeguiamo allo streamer, ma stai zitto, stai. Stai zitto, va. Ma perché sono tutti di schiena gli NPC, raga? Così possiamo ambusciarli. Cruel adventurers, these callous ruffians butcher the innocent for experience and loot. For experience and loot. Ah, vedi, adesso loro sono slowati, quindi. Ok. Ce n'era uno che diceva che se il target era slowato, non c'è più. Bella Cicco con 52, welcome back Johnny, grazie. Ok. Mamma mia, la turbo combo, raga. Minchia. Questi qui con lo scudo fanno un po' cagare, però, Ce ne abbiamo tre con lo scudo e non va bene, ci servono armi. Ma soprattutto, dov'è il prosciutto? A powerful start. Perché Bleeding non è più prosciutto? Hai levato il prosciutto? Ma non l'ho tolto io, raga. Excellent strike. Se l'è mangiato. Sarà stato Ramingo, regà. Ramingo, ti sei mangiato prosciutto, pezzo di fango? Vile cretins. No, io armi dietro non ne ho. Non vorrei veramente che... No, però mi dava l'upgrade. Cazzo, non mi dice cos'è, raga. Credo che sia un merchant. Abbiamo soldi?
Non mi dice se ho detto. Oh, c'è il merchant o il bonfire? Andiamo al merchant, credo, dai. Va bene, Mavri, love you, love you. Notte. There is much of use here. Figa, non ho un... Selfur 150. Give me some weapons. Non ha niente, è il peggior merchant mai visto. Però dei capelli ben bello, sì. Lo prendi e lo guidi. Allora, cosa serviva per buildare la roba che ci serviva a noi? Le fibre, vero? Just what's needed. Ok. Quindi dobbiamo ricordarci cosa ci serve per buildare prima di partire, in modo che se troviamo i vendor sappiamo cosa comprare. Place of tranquility and rest. 5% combat speed, let's go! Dio, teschio mista di boss. Di spalle, ovviamente. Andiamo l'haste. A Bleeding, che ho capito che è l'unico che fa un po' di DPS qui in mezzo, va. Vai Johnny. Fatto un cazzo però. Buono. Ciao Doa. Insomma, dai. Figa, massa tank abbiamo. Alvi di merda si fa one shottare. Li sto curando perché sono quelli. Sono gli stronzi che devi uccidere col bleeding. Proviamo a mettere gli intercept e vediamo come workano. Bella qua, fra con i 5. Welcome back. Nice intercept. Nice intercept. Ok, l'intercept è OP, quindi i tank forse se li usiamo in questo modo sono forti. Forse avere tre tank non è male. Thank you.
Con calma e per piacere moriranno. Che Salvi che sta morendo veramente, raga, però. Cazzo! Madonna, se Alvi muore, porca puttana, la dobbiamo far risorgere per riucciderla, per punirla. Ok. Entrasse un fottuto stun di sti bash. Dai, è bleeding. Time to shine. Insomma. Bravo Steppo che saves the day. Cos'era? Scatouche. E Alvi with the killing blow. Modest victories lead to great accomplishments. Che roba, regà. Ma che squadra fortissimi. Diligence bears its fruit. What's your favorite animal? A bear? Bella barba con i 69. Come stai? Insomma, ancora zoppicante. Domani starò meglio, spero per venerdì di stare bene. Let's see what the new day brings. Ok, allora teoricamente hanno buildato la construction chamber. Ah, devi cliccarli perché sennò non finiscono. No, non ho letto, cazzo. A proper barracks can fuel a strong legion for me. Ok, infatti sono entrati Ramingo e gli altri qua. Allora, adesso noi dobbiamo fare vabbè, farei Rider come primi, regà. Ah, vedi, questo è instant. Chissà come mai. Customize disability class by keeping 4 abilities. All goblins of the same class will share disability set. Can unlock more abilities and using souls during adventures. Ok. Oh, Slicing Dagger e Pick Wounds sono ok. Exterminate, il One Shot e il Wacky Wack non sono male. Sudden Strike, dia 50% if the attack crits gain haste. Non mi fa impazzire per ora. Ok, come facciamo a metterci dentro dei goblin? Ricordo for resistance. Ah, loro sono Paco e Bleeding, sono i campioni della Gilda. Comunque, a proposito di serie, regà, stavo dicendo, visto che sono stato praticamente a letto 30 ore e poi quindi sono stato sveglio almeno 20 ore. In quelle 20 ore, mentre giocavo alla Steepock, mi sono visto una serie fighissima che però ho scoperto poi essere stata abbandonata e sono impazzito perché sono arrivato alla fine della seconda season. E ho visto che non partiva l'episodio nuovo dopo. E dicevo, figa, perché non c'è salto episodio? E ho scoperto che hanno tagliato i fondi alla season. E sono impazzito. Che si chiamava Into the Deep. No, Into the Dark. Into the Deep forse era un porno. No, Into the Dark, credo. Into qualcosa, raga. Into the Dark. Into the Night. Into...
Into the Dark, credo. Into the Abyss. No. Praticamente parla di questi. Into qualcosa. Si entrava. No, basta questo Abyss. Non è Into the Abyss. Non è Dark. Allora, praticamente parlava di questi qui. Che praticamente il sole, non so perché, uccideva la gente. E quindi questi si trovano su un aereo. E devono scappare dal sole. Quindi iniziano ad andare questo aereo verso ovest scappando dal sole. Poi trovano un bunker, bla bla bla. Into the Loli. No, Into the Dark, è bellino. L'unica cosa è che aveva un po' degli attori di merda. A parte uno che mi piaceva parecchio. Avevano Into the Post italiane. Into the Night, ok. Molto bello, ragazzi. Molto molto bello. Peccato che l'abbiano, cioè non è ancora sicuro che sia cancellato del tutto, però a me è piaciuto molto. Cioè, storia fritta e rifritta, però mi è piaciuto molto. Me lo sono sparato veramente tutto d'un fiato. Cioè, ho iniziato a vedere e ero ancora sveglio quando l'ho finito. E allora a quel punto sono rimasto col coso sul gruppo, ho detto no, minchia, sto male, voglio avere qualcosa di sottofondo mentre faccia. E ho iniziato a vedere finalmente una serie che ho lì da una vita da vedere, che è House of Cards. Bellissima, bellissima, regà. Cioè, Kevin Spacey è troppo forte. Cioè, proprio bravissimo, ma bravi tutti, Bravi tutti, però Kevin Spacey, ma anche la moglie, no, tutto il casting è fantastico. Giustamente... la mia attrice preferita è durata una season sola. Mai vista. È una serie molto bella. È politica, però è molto molto figa. Non guardare l'ultima stagione così rimane bellissima. Lo so che l'ultima stagione è successo un patatrack. Allora... li hanno caricate tu? Sì, no, l'ultima hanno cambiato l'attore. Ah, come faccio a decidere di mettere dei loro? How best to sort the distinguished from the disappointing? Recruit to change a class. I have high hopes for this. Beh, per adesso io direi di prenderli tutti. A promising addition. A promising young fella. Un po' Into the Abyss, ma ci sta, raga, togli lui, perde molto quella serie, Come faccio ad inserire dei... possiamo metterne tre. Dite che li devo trascinare manualmente? Cioè, tipo, io voglio prendere Ramingo e farlo diventare un combattente. Tu, Ramingo, vuoi diventare un combattente? No, spoiler, c'è il bandito, il mistico e l'hunter anche. Un combattone. Allow goblins to become raiders. Allow can equip compatibilities for all raiders. Ok, ma come faccio a farlo diventare raider? L'hanno assolto, ma l'ha dovuti pagare, però ho letto 31 milioni di dollari di multa. Anch'io una volta ho pagato una multa in percentuale un pelo più bassa della sua, vabbè, in percentuale, però anche per me ha pesato molto. Ho pagato 27 euro per un parcheggio, però alla fine è giusto, ho sbagliato, glielo ho dati, non è che mi sono lamentato, ricorso, ho preso i 27 euro tutti lì, esattamente come lui ha fatto con i 31 milioni. Che uomo. Certo, non riesco a prendere Ramingo. A rate unica tranche. Me li sono fatti prestare e poi ho... tramite questi miei due amici che comunque si sono messi insieme, poi glielo ho ridati. Un secondo, mi suona il telefono. Come non ti ho ancora ridato un cazzo? Ma cosa stai dicendo? Te li ho ridati, oh! Ma guarda che incredibile, guarda che te li ho ridati!
Ma cosa stai dicendo, che li ho rubati a Marta per te? Mamma mia. Rieccomi, scusate. Praticamente guadagni 2 settimane, ma magari guadagnassi così tanto in 2 settimane di stream. Guardate la barra, ragazzi. La barra sanguina più di un... non lo so. Barra per dare i soldi a Marta, esatto. Certo, come faccio a mettere i cosi di là? Secondo voi? Da qui non me lo fa fare. Con la X ho dismesso. Change combat class? Credo che sia perché quando magari gli hai trainato più classi... La freccina gialla a lato? E no, vedi, mi cambia questo menu qui dei tratti. Quindi c'è un Raider Stats, però non mi dice... 2 Raiders. Come li registro? Non è che mi serve un altro edificio? To convert per into Archamer, you first need to build the respective guild for each class. Non è che li devo fare tutti e tre? Build a warrior. Ok, questo vabbè, per farli scopazzare. Ma proviamo a buildare gli altri cosi. Però vedi, non abbiamo i materiali. Nel cambio classe dove sta il dismiss? Cos'è che provo con persone diverse? Ah, da Ramingo dice. Eh no, non me lo fa fare. Ah. E perché Ramingo non può? Sto coglione. Ah, require 5 punti in body. Niente, Ramingo, non vale un cazzo. Hai capito? Solo perché dopo l'operazione riesco a vedere che la barra è vuota. Look at this. Ok. Grazie Scarso, thank you so much TVB. E Guki con i 29, welcome back, much appreciated. Quindi adesso teoricamente io dovrei trovarli qui nella Raiders Guild. No, c'è Shiv Coso, non l'altro. Perché vedi, l'ho solo fatto vestire così. Ho miscliccato. This better suits their temperament. Bella barbossa con i 65, però non se ne vanno qui. Vabbè, direi di fare un'altra mission nel mentre. War Room. Io terrei 2 tank. E vediamo qui. Taskenwood diventerà. Penso che come che c'è come avete una Goblin Adventure che non longer c'è. Ah, una volta che. Ok, capito. Remove from the team, va bene. No, questa sarà Barbossa, dai, visto che appena risabbato. Questa sarà Barbossa. Allora, vediamo un attimo come funziona per le cazzo. Così lo tolgo da qua. Com'è che avevo fatto la prima volta che parli le armi, regà? Tru-du-du.
Devo cliccare sui fist. Ah, bravi, ok, allora gli diamo a lui la clava qua. Ad Alvi. E lei può avere solo lo sgambetto. Cioè, solo lo sgabello. Che merda. Paco. E no, vedi, ci manca l'arma però. Abbiamo solo un'arma. Quindi perché Paco non c'è lo spadino. Bleeding al prosciutto. Poi ricordo che prima avevamo un'arma in più. E non so che ho tolto l'arma all'altro. Equip weapon. E credo che le dobbiamo trovare poi. Grande Barbossa. Non abbiamo soldi. Mi sono tolto anch'io l'arma. Ma Christian. Abbiamo 300 gold. Ah, vedi, allora, ok. Oh, 975. Ok. Easy to build. Junk can be sold for good. Ok, abbiamo 1200. Possiamo comprare un class Bandit e Acolyte. Class Hunter. Ah, potremmo comprare una il rametto. Cioè costa 1040 un sasso. What the fuck? Ah, perché è pimpato. Ma scusatemi però. Ma io quanti sgabelli ho? Cioè. Ma non è che di arma ne è una la puoi dare. No, non riesco a capire, raga. Cioè, mi sembra strana questa cosa delle armi. Un secondo, solo. Ma scusami, come possiamo? Allora, io sono sicuro che all'inizio noi avevamo i due raider con due armi diverse, avevamo due stick diversi, tipo. In più avevamo il prosciutto. Come fa a essere sparita un'arma? Vabbè, andiamo così e speriamo. Però mi pare assurdo. Andiamo così, vediamo cosa succede.
Don si è portato via l'arma. Prendeva pugni, Don. Cos'è che ha? Cosa c'è in mano, Bleeding, regà? Cioè, vedi, ancora una volta il prosciutto non c'ha nessuno. Ah, è prosciutto quello di Bleeding, ok. Ok, vediamo, gli faccio assign temporary weapon, vediamo cosa fanno. Wisdom demands caution in unfamiliar lands. Vedi che gli ha dato tipo lo stick? Boh. Vabbè. Ma dopo e che cazzo me ne frega? Un'arma solo per il viaggio, ok. Vabbè, tanto solo nel viaggio mi servono. Su chat che c'è l'icona dell'arma, let's go. The old guru has much to teach. Ah mia, no, ho bilivato. Inflicts zone del 20% damage to them. Intercept the first and second or second force not exist. Ok, questo è forte. Intercept per due turni. Allora, inflict bleed 30% damage to throw another dagger. Cioè, un other dagger a un altro target, dice. Potrebbe essere forte. 50%. Anche la cura è forte. Proviamo il dagger. Interessante, prima di aver arrivato. Sì, sì, lo so. Ah, exterminate era quello. Deal 140. Solo 10% di danno in più. Not worth. Cento twice if the target ha da 80%. La cura, però questa cura qua singola è quella che stunna, però vabbè, è sempre una cura. Prendiamo questo. No, dai, la cura, la cura. An improvement. An improvement. Interceptiamo, raga, let's go. Mamma mia, guarda Bleeding con quella mazza in mano. Proviamo il dagger questo qua, però. Vediamo come worka. Figurati, 30% me coglioni. Che gli stacchi due bleeding OP.
Beh, alcuni in quei 77 le gambe delle donne, thank you. Thank you, much appreciated. Comunque, certo, non andiamo avanti ancora tantissimo perché sto scoppiando, eh? Sto scoppiando, inizio a sentire la gola che tira e... Away with you. Ciao, più. Voglio tentare... Il gioco mega bello te lo tieni per dopo Final Fantasy 6. Raga, era Zombie Paradise, lì come cazzo si chiama quello dove c'hai... Cos'è? Shrine? Oh shit. Chat spam 1 per lo Smithy. Chat spam 2 per lo Shrine, che non sappiamo cosa sia. Lo Shrine bright like a diamond. Vedo che la chat è curiosa come me. Let's go to the shrine. Ah, è quella merda che ti dà il... la carta. Enemies are surprised we start the battle with... No, prendiamo lo slow ancora. They revel in the shrine's blessing. Potevamo pimpare le armi, raga. Minchia, siete proprio la peggior chat possibile. Siete l'antitrust del DPS. Mood Banner e Slim Shady. Prendiamo Slim Shady, dai, che ne abbiamo già tanti ormai di fighter. Cos'han Slim Shady, Yasan Dario Shady, baby please stand up. Lo streamer alla chat che si merita. Siete dei mentitori. Allora. Messa sul cazzo che non sempre hai... l'intercept attivo. Noi abbiamo pimpato l'intercept, non pensando che comunque non è che lo peschi sempre, però vabbè, ci sta. Fulmine in testa ad Alvin, si sveglia. Capito Alvin? Sveglia cazzo! Non è che puoi star qui a dormire. Incredibile, raga. Stanno giocando allo Stark, eh. Pum
Sì, fa minchia così poco danno. Porca troia. Veleno e bleeding, sì, siamo il male ormai. Anche lei è capo. Sì, lo diceva che era ammalata. Non ho capito bene cosa, ma ho capito che è ammalata. Strano, cazzo. The unsavory lot will bother them no more. Okay. Patience is bitter, but its fruit is sweet. La schiena figa, negli ultimi 2 anni Alvi è invecchiata di 20 anni. Brillava a terra. No, non è vero, tu mente. As the goblins prepare their supper beneath the grey pall of dusk, a familiar face joins their merry company. Their merry company. The massive orc sits with them by the fire. His craggy smile by the firelight reveals a tired soul whose years of youth have ebbed. Over a meal, they share stories of menfolk, cruel creatures who creep through the woods like the rot of a festering wound. The orc whispers an old prophecy from the time of the Great Divide, when the world was set asunder, when the last song is sung among the dead, and trees awake where blood is shed. From ways afoul a hero is woken. Reforged shall be the bonds once broken. The orc explains that it tells the tale of a hero promised in legend, one to reunite the broken tribes of monster folk. Before parting, the goblins pledge their friendship. The old orc smiles and invites them to forage with him on the morrow. Chapter 2. The Interlands. Dai, chat, va bene, fermiamoci al chapter 2. Che inizio a faticare a seguire. Così almeno mi riposo per domani. Ma allora, questo lo riprendiamo sicuro proprio al 110%. E quasi da un lato mi dispiace perché c'è già veramente un botto di roba da fare. Però questo sembra veramente, veramente fatto bene. Per il momento l'unico punto a sfavore del gioco. Ok. L'unico punto a sfavore di questo fottuto gioco, regà, è che mi sembra troppo semplice per il momento. Per il momento purtroppo mi sembra veramente troppo troppo easy. Però per il resto... no, vedi, non ci sono neanche opzioni di difficoltà.